Ora ce ne stiamo andando a Costco, un supermercato americano di cui mi hanno detto che ci sta un sacco di roba, che è uno dei più grandi, tanto il sole che splende, quindi andiamo a vedere un po' che ci hanno da offrire questi supermercati americani. Costco è tipo un mega superstore americano dove ci puoi comprare di tutto, sia cibo che tutta roba normale. È enorme sta roba, tutto tipo super sized, enorme ragazzi. Questi crispy treats che da noi non ci stanno, un po' di prezzo e altro. Io invece sono andato di tonno. Le pesche, il mais, le protein bar, le carote là in fondo, le banane, raga. Anche se siamo qua, proviamo a tenerlo almeno un pochino clean. Un tipo organici. Che okay, Tommy è stato carinissimo e ci ha comprato una Monster. Queste sono Monster Juice Blue Mango Loco. Non so che sono, però ha 230 calorie, quindi non è zero calories. Ma I'm gonna try it out. Easy. That's good. It's good. It's very juicy. Sa un po' di succo. Turned into. Com'è? Eh? Com'è, sì? He had a lot of these. Buono. Succo. It's juicy. Good. C'è una bibita uguale in Italia che ha un nome diverso? Estate. No. E qual è? Il succo alla pesca che beveva mio nonno. Della Santal. Il succo alla pesca. Buonissimo. Raga, sapete dove stiamo? Guardate un po'. Oh yeah, Gold Chin, baby. Vediamo un po' com'è. Raga, ho appena fatto due esercizi per il petto e due per la schiena, alternati. Tre serie complete per ogni esercizio. E l'ultimo ho fatto un drop set, quindi ho diminuito del 50% e ho fatto quante rep riuscivo a fare. Provo a mantenere alta l'intensità, però tricipite e bicipite adesso. Ci è mandato una bomba, purtroppo la telecamera è morta a metà, però è andato forte, anche se tutto il cibo che mangio mi sento veramente una palla gonfiata, però vabbè, abbiamo fatto questo allenamento, è andata una bomba, sono andato finalmente a Gold's Gym, dai! È la mattina seguente e siamo andati a prenderci una bella macchina, questa è una cipozza, ve la faccio vedere subito, guardate che bomba di macchina, perché ce ne stiamo andando a LA, Los Angeles, let's go! Guardate che bordello il dietro della macchina. Cookies per loro e protein bars per me. Ragazzi, ci siamo fermati un attimo, mi sono preso una Monster White e poi ho trovato due barrette assurde. Sapete, ve l'ho detto, sto qua, provo ogni singola barretta proteica. Mi dispiace per My Protein, ma voglio farlo. Ho preso una Quest Bar Cookie Dough e qua c'è invece una One Bar e questa è Birthday Cake Flavor, una roba assurda. Queste qua non ci stanno in Europa, quindi mentre sono qua le mangio tutte. Questa è buonissima, raga, la One Bar. Guardate che bomba, ragazzi, è enorme.
ste macchine americane. Di solito sapete come in Europa quando prendete la macchina ve ne danno una specifica, qua no, vi dicono devi andare nel range dove ci stanno minivan e da lì sono le chiavi in ogni macchina e scegliere praticamente quale macchina vuoi. Siamo presi questa rossa. Let's go to Venice Beach. Travede Venice Beach, Los Angeles. Stiamo camminando sul boardwalk di Venice Beach, ragazzi. So nice, isn't it, Ludwig? Super nice, man. Bellissimo. Mamma mia, un'esperienza unica. Fatto tutto il giro, siamo arrivati anche alla palestra e infine qua al parco di calisthenics. E siamo appena tornati a casa, ragazzi, spero vi sia piaciuto anche il video di oggi. C'è stato un sacco di roba, anche un pochino di allenamento, purtroppo la telecamera si è spenta a metà quindi ho potuto fare quello che potevo fare, però spero di avervi dato un'idea di come mi alleno anche dato quando sono qua, che un po' sporadicamente, 2-3 volte faccio soprattutto full body, provando a colpire al massimo ogni gruppo muscolare, almeno 5-10 serie per ogni gruppo muscolare almeno importante, prediligendo i movimenti composti, pesanti e aggiungendo un po' di isolamento e facendo un po' di superset o antagonist pair set per i movimenti tipo tricipite e bicipite, eccetera eccetera. Detto questo, io spero vi sia piaciuto questo video, non vi dimenticate di lasciarci un bel like, se volete seguirmi su Instagram, se non avete Instagram fatelo per me, andate a seguirmi anche lì che posto una foto ogni singolo giorno, provando comunque a darvi un po' di motivazione giornaliera. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo nel prossimo video, ciao!